È con grande piacere che io oggi posso ospitare la professoressa Severino, che voi tutti conoscete non solo per le sue capacità, qualità, cultura accademica, ma anche perché per un certo periodo della sua vita ha prestato la sua opera alla Res Publica, come si suole dire, svolgendo il ruolo di Ministro della Giustizia. La professoressa Severino oggi parlerà di giustizia ed economia, non parlerà della legge Severino, così come si suole dire, lo hanno detto anche i giornali, e ovviamente vi prego di non fare domande dopo eventualmente sulla legge, perché giustamente la collega ritiene che quella sia una legge legata a un momento storico e a un periodo della sua vita e che in questo momento non valga la pena fare commenti su quel tipo di legge. L'ho messo io davanti a questo problema, così evitiamo, diciamo, malintesi da parte della professoressa, dell'audience su eventuali commenti della professoressa. Allora, siccome siamo un po' in ritardo, io vorrei ringraziare il professore Amatucci che ci ospita come direttore del Dipartimento, il professore Chieffi che ci ha aiutato a organizzare questo evento. Darei brevemente la parola al professore Manacorda per una brevissima presentazione della professoressa Severino. Condividono lo stesso settore scientifico disciplinare. Professoressa Severino, magnifico rettore, cari colleghi, rappresentanti della magistratura e dell'avvocatura, autorità presenti e, se mi consentite, soprattutto cari studenti del Dipartimento di Giurisprudenza della Seconda Università di Napoli e cari studenti delle scuole superiori, oggi accorsi in grandissimo numero per questa occasione di apprendimento e di scambio che sono certo sarà molto ricca. Sono qui presenti anche le scuole della provincia di Caserta, lo ringrazio. Sottrarrò solo qualche minuto ai lavori, dato anche che il mio intervento ha solo una valenza introduttiva e una valenza anche di ringraziamento. Vorrei innanzitutto porgere a nome del Dipartimento di Giurisprudenza a voi tutti il più caloroso benvenuto ed esprimere alla professoressa Paola Severino la mia personale gratitudine per aver accettato di partecipare oggi a questo evento che si inserisce, come ben sapete, nel ciclo Oltre due culture promosso dalla nostra università. Non è difficile immaginare, ce lo diceva anche poc'anzi Paola Severino, che essere qui oggi con noi abbia imposto un qualche piccolo o grande sacrificio organizzativo e le siamo quindi particolarmente riconoscenti. Grazie al nostro rettore e al collega Lorenzo Chieffi, che di queste iniziative seminariali sono i promotori, oltre che a voi tutti presenti in gran numero a testimonianza della rilevanza di questo incontro. È un fuor d'opera, ma la professoressa Paola Severino non ha certo bisogno di presentazioni e mi guarderò bene quindi da ripercorrere in queste poche battute iniziali opera che d'altronde non sarebbe neanche possibile per me e tutti i suoi meriti scientifici, istituzionali e professionali, che peraltro sono già molto noti. Mi limiterò quindi sinteticamente a mettere in rilievo le ragioni per le quali, a mio avviso, Paola Severino si inserisce nel panorama giuridico italiano come una figura di assoluta preminenza e, per certi versi, voglio dirlo, di eccezionalità, nel senso proprio del termine, di una giurista che esce dai consueti canoni e anzitutto direi per la poliedricità dei suoi interessi e delle sue attività, nonché delle sue riuscite personali e professionali. La professoressa Paola Severino è anzitutto un'accademica e mi piace ricordare che Paola Severino è stata una delle primissime donne ad entrare nei ranghi dei professori ordinari di diritto penale insieme ad un altro sparuto quanto agguerritissimo gruppo di valenti colleghe, e per quanto siano trascorsi solo pochi anni non era ancora il tempo delle quote rosa e chi si imponeva in questo mondo mostrava capacità fuori dal comune, ma questo, come dire, come memento per noi penalisti che in anni non sospetti si dedicò alla tematica delle qualifiche soggettive nei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, i cui risultati
confluirono poi nella riforma del 1990 un tema, è inutile dirlo e anzi non lo sottolineeremo, che ha accompagnato anche la storia professionale e poi istituzionale della professoressa Severino. Ad oggi la professoressa Severino ricopre il ruolo di provettore vicario dell'Università LUISS di Roma, dove sta imprimendo una forte spinta alla internazionalizzazione. Abbiamo anche progetti di ricerca comuni che rafforzeremo ulteriormente e credo sia opportuno segnalare sempre in quest'ambito dell'attività accademica della professoressa Severino un riconoscimento recente ma di grande rilievo, quella della recente elezione a presidente del gruppo italiano dell'Associazione Internazionale di Diritto Penale, la più antica e prestigiosa delle associazioni del nostro ambito giuridico. Abbiamo anche la speranza che proprio in Italia si potrà celebrare il Congresso Mondiale di Diritto Penale nel 2019, a 50 anni dall'ultimo congresso che si celebrò a Roma. L'altro versante che illustra la politicità della nostra ospite di oggi è chiaramente connesso ai ruoli istituzionali. Già molto giovane, la professoressa Severino ha ricoperto il ruolo di presidente dell'organo di autogoverno della magistratura militare, nel quale mi consta personalmente che abbia lasciato una traccia indelebile. È insignita poi di alte onorificenze della Repubblica in Italia ma anche all'estero, membro di organismi nazionali e internazionali, costantemente sollecitata dalle più alte cariche istituzionali per dispensare pareri e opinioni. Notoriamente la professoressa Severino ha svolto le funzioni di Ministro della Giustizia, imprimendo anche in quell'occasione, il mio convincimento, la sua personale cifra alla conduzione di un dicastero dove ancora per una volta accedeva per la prima volta una donna. Per completare il quadro di una giurista che ho detto ha certamente grande rilievo e tratti di sicura eccezionalità nel panorama italiano, Paola Severino è una grande professionista dell'avvocatura e non mi posso esimere dal sottolineare i grandi meriti professionali che compongono questa figura poliedrica e direi incontestabilmente la professoressa Severino ha contribuito a fare dell'avvocato penalista un operatore del diritto molto attento ai temi economici e imprenditoriali, acquisendo una competenza unica in Italia su queste tematiche, ma forse ancor più contribuendo allo sviluppo di questa disciplina, quella del diritto penale economico. Mi piace ricordare tra i tantissimi processi a cui ha partecipato la sua scelta di rappresentare le comunità israelitiche in uno dei processi simbolicamente più rappresentativi, quello per l'eccidio delle fosse ardeatine, che vedeva alla sbarra un ufficiale dell'SS Erich Frick, una scelta quindi che viene a, come dire, a completare il quadro di interessi e di attitudini della nostra ospite. Così tracciato lungo queste tre coordinate accademica, istituzionale e forense, il profilo di assoluto rilievo della nostra ospite di oggi, concluderò dicendo solo qualche parola sul tema che si affronta oggi e rivolgendomi unicamente agli studenti, data l'assoluta ovvietà delle notazioni che vorrei qui esporre. E qui, ragazzi, perché a voi che vorrei rivolgermi, lo studio del diritto non è solo studio della norma, non è solo, dato che costituisce un elemento imprescindibile per il giurista, ma è anche studio del contesto socio-economico in cui il diritto si inserisce. Il giurista comprende il soggetto di studio solo allargando lo sguardo oltre i confini, percepiti a volte come angusti, se non addirittura noiosi, del diritto, ma cala la propria analisi nel mondo che lo circonda. E allo stesso tempo il giurista, con i suoi mezzi che sono molto importanti, il diritto deve rivendicare anche un primato, interviene sulla realtà socio-economica condizionandone gli esiti. Comprendere oggi, ed è quello che faremo di qui a breve ascoltando la professoressa Severino, i nessi tra giustizia e economia, studiarli, approfondirli e poi incidere su essi è un compito primordiale del giurista contemporaneo. Sia che si tratti di delineare i rapporti tra il mondo giuridico e l'economia legale, sia che si tratti più tristemente di studiare la componente, per così dire, patologica dell'economia illegale. Si tratta ovviamente di temi amplissimi, già molto esplorati, sui quali non intendo soffermarmi. Mi sia solo consentito ringraziare
ancora una volta la professoressa Severino per aver accettato di portare qui la sua esperienza, la sua conoscenza, la sua testimonianza su un tema così ampio e difficile, proprio in questa regione, in questa provincia, ne siamo consapevoli, dove il tema dei rapporti tra giustizia e economia diventa un nodo gordiano che si pone anche come condizione essenziale per lo sviluppo economico. Sono convinto, cara Paola, se me lo consenti, che potrai darci oggi nella tua conferenza, che tutti ci accingiamo a seguire con grande piacere, le chiavi per comprendere i nuclei essenziali dei rapporti tra giustizia e economia, e ne sono convinto offrendoci anche spunti per riflettere sul domani e sul ruolo delle generazioni più giovani per incidere sull'esistente. Grazie. Tutti, grazie. Innanzitutto, credetemi, mi sentite? Sì? È una grande emozione vedere quest'aula così piena di persone, così piena di giovani, così piena di amici, così piena di colleghi, così piena di persone interessate a questo tema. Dicevo, una grande emozione. Io di emozioni belle ne ho avute tante nella vita. Pensate, quando ti capita di ricevere una telefonata, tu fai la tua vita di avvocato, professore, e ti chiedono di diventare ministro della giustizia. Quello fu una grande emozione. Oppure quando vai a fare il tuo giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica, oppure, come lui ha ricordato, quando ancora più giovane sei andata a governare la magistratura militare come Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura Militare. Però credetemi, l'emozione di oggi per me non è inferiore. Ognuno che ha lasciato i propri impegni, le proprie attività per ascoltare e per comprendere i temi di questo dialogo tra culture è un qualcosa che mi emoziona profondamente. Mi emoziona perché io credo di avere avuto una grande fortuna nella vita, di aver potuto fare esattamente quello che volevo e che mi piaceva fare. E questo è il mio primo messaggio ai giovani: credete in quello che volete fare. Io scrissi in un tema di terza elementare che volevo fare l'avvocato penalista. Direi che ci sono riuscita, ho fatto anche qualcosa di più, ma quella che era la mia linea sono riuscita a perseguirla. Non vi preoccupate delle difficoltà. Pensare di fare l'avvocato penalista all'epoca, la mia età vi fa pensare quanti anni fa scrissi quel libro, quel tema. Vuol dire, in un clima in cui di avvocati penalisti donne non esistevano, vuol dire che se ti ci metti di impegno, quote rosa o non quote rosa, ci riesci. È chiaro che le quote rosa aiutano e comunque sono un qualcosa di importante per iniziare quel fenomeno di selezione, ma che poi dovrà diventare autoselezione, dovrà diventare comunque di nuovo selezione per merito. Allora, se vuoi ce la fai, volevo fare l'avvocato, l'ho fatto, ho incominciato del tutto casualmente ad occuparmi della ricerca scientifica. Volevo fare il concorso in magistratura inizialmente e poi fui così folgorata dalla carriera universitaria. Il professore con il quale mi ero laureata mi chiese di incominciare la ricerca. Tutti mi dicevano: Paola, ma fare il magistrato vuol dire avere un mestiere sicuro per la vita? Le difficoltà della carriera universitaria esistevano ed erano tante anche all'epoca. Perché vuoi lasciare il certo per l'incerto? Mi piacque molto la ricerca universitaria e la ritenni fortemente complementare a quella dell'esercizio dell'avvocatura. Vedere la legge, parlando sempre delle fortune che si hanno nella vita, volendo perseguire dei risultati, vedere la legge dal punto di vista di chi la applica e chiede che venga applicata e chiede che venga garantita come avvocato, poterla insegnare da professore, avere poi l'opportunità anche di contribuire a crearla come ministro, credo che sia, dia l'idea di una esperienza così prismatica intorno alla legge che vi fa comprendere quanto l'amore per il diritto possa poi trasformarsi in qualcosa di concreto. Se voi amate la cultura, se voi amate il diritto, credetemi,
potrete riuscire a fare grandi cose per voi e per gli altri. E l'altra fortuna che si può avere nella vita, ma ovviamente poi le fortune vanno colte, vanno ricercate, è il valore della continuità, che è un valore forte che ci lega all'etica e poi alla legalità. Se credi in qualcosa, ci sarà un filo conduttore nella tua vita che non si spezzerà, che dimostrerà come le tue scelte siano state non casuali, ma delle scelte che hai portato avanti finché hai potuto. Devo alla bontà del collega Di Stefano, del collega Manacorda, nell'introduzione il ricordo molto bello che lui ha fatto di tante mie esperienze, ma ve ne voglio sottolineare una in particolare. Lui ha ricordato che il mio primo libro fu quello sui delitti contro la pubblica amministrazione, un filo che parte addirittura da prima dell'università. Io avevo in famiglia un'esperienza di magistrati, mio padre e i miei zii erano magistrati, il mio liceo era vicino alla Cassazione e quando io finivo le lezioni andavo da mio zio che era procuratore generale presso la Corte di Cassazione, sostituto procuratore generale. In quell'epoca iniziavano i grandi processi ai colletti bianchi, una novità straordinaria. Il diritto penale prima viveva solo di furti, rapine e omicidi. Si incominciò con i grandi scandali, banane, voi non li ricorderete, tabacchi, ma insomma gli anziani li ricordano, i primi grandi processi sulla corruzione e sulla criminalità cosiddetta dei colletti bianchi. E mi insegnava molto mio zio in queste mie visite in Cassazione, mi insegnava intanto quanto coraggio ci vuole per percorrere all'inizio certe strade e quanto sia importante percorrere credendo nel valore della legalità. E cominciamo a parlare di corruzione e quello segnò poi il mio cammino successivo. Non lo avrei mai immaginato, diventata assistente, scrivo questo libro sulle qualifiche soggettive e sempre nel dialogo tra le varie forme della cultura mi accade di essere chiamata a Siracusa dal professor Stile, che voi tutti conoscete. Io ero molto giovane e mi chiama tra i santoni del diritto penale a parlare delle figure del pubblico ufficiale, dell'incaricato di un pubblico servizio. L'emozione la potete immaginare, altra grande emozione della mia vita, la prima volta in mezzo a professori di diritto penale si incomincia a parlare delle qualificazioni di pubblico ufficiale incaricato di un pubblico servizio. Non voglio tediarvi con discorsi tecnici, ma avevamo una norma che sostanzialmente non le definiva, si fermava alla soglia della definizione. Io provai a darne una definizione. Alcuni mesi dopo un parlamentare mi venne a trovare. Io mi dissi: chissà cosa vorrà questo signore da me, non ho mai fatto politica, non ho avuto né mai manifestato le mie simpatie per un partito piuttosto che per un altro. Mi venne a dire che loro stavano curando una modifica degli articoli 357 e 358 del codice penale, che la mia definizione era piaciuta. Ve la faccio breve: quella definizione contenuta in un libro diventò norma. E anche qui vedete come un inizio di carattere teorico poi possa diventare invece un dato concreto. Voi quella norma la leggete, c'è ancora oggi nel codice e sapete che è il frutto di uno sforzo culturale, è l'intelletto che si trasforma in norma, è il pensiero che si trasforma in qualcosa di concreto che potete leggere. E come segno di questa continuità poi tante altre cose. Mi sono trovata come ministro a dovermi occupare della riforma della corruzione e al di là di quelle polemiche politiche nelle quali non voglio entrare, ed è per questo che non voglio parlare di certi provvedimenti, perché la polemica politica non la trovo costruttiva, cercai invece di costruire una normativa che rifletteva il pensiero che avevo elaborato per tutta la vita. Giusto o sbagliato, lo diranno le sentenze, lo dirà la Cassazione. Certo è che quel pensiero era in continuità rispetto a quello che per tutta la vita avevo elaborato. Chi rileggerà, avendone voglia, i miei libri, vedrà che il tema corruzione e concussione non fu dettato da un impeto politico o
come molti strumentalmente pensarono, da un tema di riferimento a casi concreti. Ho sempre creduto che la legge sia generale ed astratta e che il primo compito sia di rispettare questo. Questo compito era il compimento in chiave normativa di quello che avevo elaborato in sede scientifica. Ripeto, non che questo voglia dire che sia la più giusta delle soluzioni, ma era comunque una soluzione che rappresentava un tema di continuità nella mia vita. E un tema di continuità fu anche l'esperienza al CSM militare. Mi ero occupata su incarico dell'Unione delle comunità ebraiche come parte civile nel processo PRIV, che andai a fare il vicepresidente del Consiglio Superiore, Consiglio Superiore della Magistratura Militare, e scoprimmo il cosiddetto armadio della vergogna. Un armadio che era messo con l'apertura contro il muro, nel quale erano contenuti tutti i processi per i crimini di guerra nazisti e che erano stati accuratamente nascosti, con una provvisoria archiviazione che era diventata pressoché definitiva finché scoprimmo che l'armadio della vergogna, lo aprimmo e si ricominciarono a celebrare processi contro i crimini di guerra commessi durante il nazismo. Fu utile? Non fu utile? Si arrivò ad alcune condanne, ma soprattutto si capì che certi reati non a caso sono imprescrittibili, perché lasciano un segno così indelebile nella collettività che anche a decenni di distanza la gente nel ricordarli piangeva. In quell'aula, un'altra grande emozione della mia vita, in quell'aula del processo penale militare a Pripke, i testimoni a 50 anni di distanza ancora piangevano ricordando i loro familiari che erano nelle celle di Via Tasso, prigionieri politici portati in un camion in una cava vicino Roma, la fossa delle Ardeatine, buttati lì e uccisi. Altro insegnamento della vita che diventa insegnamento di diritto: i crimini contro l'umanità sono e devono essere imprescrittibili, i genocidi, quello che si svolge intorno a noi, che purtroppo vediamo e su cui non possiamo intervenire, è imprescrittibile. Anche a 50 anni da oggi la strage del Bataclan rimarrà nelle nostre menti e nel nostro ricordo come un episodio imprescrittibile, perché colpisce i valori dell'umanità. Sto andando fuori tema, ma comunque credo che la concretezza dei ricordi sia sempre importante per dare significato alle parole. Io credo che questo, che io sia stata chiamata qui dai cari amici che mi ci hanno voluto, soprattutto per dare un messaggio attraverso l'esperienza della mia vita, una delle tante vite che possono essere più o meno di successo del giurista, per darvi un messaggio di speranza, di forte volontà di crescere, di forte volontà di farcela. E avvicinandoci al tema del rapporto tra diritto ed economia, io credo che il primo messaggio da dare a voi giovani sia questo. Me ne parlò Pignatone, procuratore capo di Roma, uomo di straordinaria cultura giuridica ed umanità. Diceva agli studenti della LUIS, ai quali ci rivolgevamo: vedete ragazzi, nella vostra vita vi capiterà sempre un momento in cui potrete dire un sì o un no. Se direte un sì, a volte vi sembrerà che la vita scorra più facilmente. Parlavamo naturalmente dell'attrattiva, dell'illecito, del commodus discessus da un mondo molto selettivo, la raccomandazione che poi diventa il favoritismo, che poi diventa vincere l'appalto pagando la tangente. Ma ricordatevi che se direte quel sì, poi verrà una catena di sì, e questa catena sarà sempre più pesante. Spazio all'illegalità. E allora veniamo al perché oggi qui a parlare del diritto e dell'economia, dialogo tra due culture. Ho colto in questo tema anche la diversità di approcci da cui partivamo. Diritto ed economia erano due categorie che dialogavano poco tra di loro. Economisti e giuristi stavano nei loro dipartimenti, anzi all'origine facoltà,
ognuno nel suo mondo, un mondo di economia e un mondo di diritto, anzi direi che si guardavano quasi con sospetto gli uni con gli altri, con l'aria di dire sei un diverso da me. Bene, questa diversità secondo me non deve esistere, anzi il dialogo tra queste due culture, quella dell'economista e quella del giurista, deve essere un dialogo estremamente fervido come quello che qui si svolge, qui in questa università. Non a caso siamo in un'università nella quale il dialogo tra le culture rappresenta la base dell'esistenza di questo luogo. Mettere insieme una facoltà come quella di lettere e diciamo di tradizioni considerata diversa da quella di giurisprudenza e quella di giurisprudenza, secondo me è già una grande idea di dialogo tra le culture. Quel dialogo che forse si recepisce solo da grandi. Io mi sono ritrovata ieri sulla scrivania, non so chi me l'abbia messo, un libro con i canti del Leopardi, opera che odiavo al liceo perché me la facevano imparare a memoria ed era abbastanza incomprensibile. L'ho riletta ieri sera provandone una straordinaria commozione, un senso di cultura forte, vera, la nostra cultura italiana che è così bella, che ci viene invidiata da tutti e che poi diventa cultura giuridica anche, ma che ha le sue radici dentro la nostra poesia, dentro la nostra letteratura prima di trasformarsi in cultura giuridica. Una cultura che tutti ci invidiano, salvo che poi noi vogliamo scimmiottare le scuole altrui e le culture altrui. Salviamola questa nostra cultura. La capacità di approfondimento che ha la nostra scuola è inimitabile, è straordinaria. Certo, io poi potrò diventare uno straordinario tecnico di computer perché ho fatto studi specialistici in quella materia, ma una cosa, vedete, è avviarmi su quel cammino fin da piccolo e far solo quello, come fanno molte scuole straniere, molte culture straniere. Un'altra cosa è partire da una base di cultura ampia, larga, quella che mi dà le radici solide, e poi costruirci sopra la mia specialità. Questo è quello che l'università deve esaltare, quello che la scuola deve esaltare. Voi avete la fortuna di studiare in Italia. Quando andrete all'estero, vi accorgerete di essere più bravi di tanti altri, perché tutti noi che abbiamo fatto questa esperienza, ma credetemi, senza immodestia, scopriamo che la nostra cultura ci consente di dialogare con tutti, perché è una cultura profonda, è una cultura che ha le radici, poi naturalmente si deve specializzare. Ed è qui, è da qui che deve partire il nostro messaggio di legalità ed economia, è da qui che il messaggio deve incominciare a formarsi. Parlare di diritto ed economia vuol dire coniugare due entità simili, perché se le regole vengono rispettate, un'economia sana potrà radicarsi ed espandersi, e un'economia sana aiuta la crescita della giustizia in un paese. Sono due entità che stanno insieme, che devono stare insieme. Da questa idea partii il giorno in cui mi trovai per la prima volta di fronte al Parlamento a dover proporre una legge. Il nostro era un governo d'emergenza, un governo che doveva affrontare i temi di un'economia difficile, e dunque io mi posi in questa prospettiva: ma può la giustizia aiutare la crescita economica? La mia risposta fu sì, e cercai di darne una prova con le leggi che varammo durante il nostro governo. Una giustizia più snella, più veloce, più efficace, più efficiente, più specializzata, aiuta la crescita dell'economia, ma certo che l'aiuta. Perché quando l'imprenditore riesce ad avere giustizia, quando l'imprenditore sa che l'impresa sana vince sull'impresa malsana, è chiaro che l'economia decolla con una velocità enorme. Ed è questo il messaggio che io vi voglio dare. Tutti partono dall'idea che nel sud ci sia più criminalità e che questo quindi deprima l'economia. È forse vero, ma l'economia viene repressa dovunque ci sia criminalità, e la criminalità cerca luoghi nei quali radicarsi approfittando dell'economia e creando economia illegale anche dove non c'è. Allora non c'è differenza
tra la Campania e la Lombardia. Sono entrambe regioni che devono con la stessa energia combattere l'illegalità nell'economia, perché se ciascuno di noi dice ma l'illegalità sta solo al sud, l'illegalità è relegata in alcune aree, in altre non c'è, sbaglia. Perché nel frattempo la criminalità, quella vera, andrà nelle aree meno presidiate, si impadronirà di quelle aree, le farà proprie e anche lì l'economia diventerà un'economia illegale. Gli esempi dei grandi processi contro la corruzione ci dimostrano che la corruzione c'è al sud come al nord, laddove ci siano occasioni di sfruttare l'economia in maniera illegale. E ci sono nei paesi insospettabili, quelli nei quali magari la normativa antiriciclaggio, che da noi è molto forte, è più debole, perché la criminalità sceglie di andare dove i presidi sono più deboli. E allora il messaggio che vi devo dare, che vi voglio dare, è un messaggio forte: si può sconfiggere l'illegalità, si può far decollare l'economia se l'illegalità viene vinta dalla legalità e dalla correttezza del confronto tra le imprese. E voi dovete essere i protagonisti, anche voi i protagonisti di questa rivoluzione culturale e del dialogo tra diritto ed economia. Io ho dei nobilissimi esempi di imprese che lavorano e operano in questi territori, magari inizialmente con più difficoltà, ma che non sono state contaminate dalla criminalità organizzata, che si sono tenute libere, che hanno saputo dire quei no dei quali parlavo, che hanno reso magari inizialmente più difficile la loro crescita, ma poi si sono sviluppate con una forza e con una capacità di imporsi anche all'estero che è assolutamente esemplare. Non prendiamo sempre i cattivi esempi per deprimerci e per dirci da soli che siamo peggiori di quanto non siamo. Esistono anche gli esempi nobili nell'impresa, che comunque in Campania c'è una fetta sana dell'economia e dell'impresa, ed è a quella fetta che voi vi dovete rivolgere, vi dovrete rivolgere quando da laureati, quando da diplomati andrete a lavorare, credendo fortemente che non è uno svantaggio l'illegalità. Certo, vi costerà più fatica dire quei no, ma poi la legalità è un grande vantaggio. Un'impresa che merita, rispetto ad un'impresa che vince gli appalti perché paga, secondo voi è un'impresa più forte o un'impresa più debole? È un'impresa più forte, perché è un'impresa che comunque, dovunque vada, dovunque si radichi, potrà vedere riconosciuto il proprio merito. E ancora un messaggio di incitamento e di speranza. Ricordavo prima, dialogando con i colleghi e i giornalisti, di una visita che feci alla Pigna Secca, un quartiere che era considerato a più alta criminalità, soprattutto per il pagamento del pizzo. Ci sono delle aree denominate no pizzo, nelle quali persone semplici, che fanno mestieri semplici, si sono rifiutate di piegarsi all'illegalità, hanno detto quel no difficile ma premiante. Coraggio, ci vuole coraggio, ma ci sono riuscite, si sono messi insieme, hanno creato una cultura comune della legalità per vincere l'illegalità, e ci sono riusciti. E questo deve fare anche l'università, questo devono fare queste esperienze insieme. Ho visto dei ragazzi molto giovani qui che con la loro con il loro logo "io ci sono", sono qui a dire: io sono in un luogo che non è migliore o peggiore degli altri, è un luogo nel quale, se io riesco ad affermare la cultura della legalità, l'economia può crescere, l'economia sana può scacciare l'economia cattiva. Ed è questo che dobbiamo costruire nei nostri giovani, ed è questo che dobbiamo radicare nei nostri giovani. Poi ovviamente la domanda successiva è come fare, perché la buona volontà serve, ma servono anche i mezzi per farlo, servono i mezzi giuridici, servono le leggi, serve l'idea, serve la cultura giuridica. E come farlo? Anche qui la ricetta è
fortemente radicata nella nostra cultura. Prevenzione e repressione. Noi siamo dei penalisti e quindi è ovvio che il nostro primo pensiero è la repressione, la sanzione. Ma non ci è lontana l'idea della prevenzione, perché la prevenzione è ciò che interviene prima che tutto accada, prima che la corruzione produca i suoi effetti devastanti. E se c'è un'idea originale nella legge anticorruzione è proprio questa: dedicare alcune norme all'aspetto sanzionatorio della corruzione, ma dedicarne tante altre all'aspetto di prevenzione. Quale fu l'idea che ispirò quella legge e che vi dà la cognizione di come diritto ed economia possano stare insieme e possano a vicenda svilupparsi? L'idea era che prima che si verificassero questi effetti devastanti ci si dovesse dedicare alla prevenzione, con alcune regole, anche quelle culturalmente facilmente individuabili e condivisibili: la trasparenza, la cultura del merito, il diniego del favoritismo, regole da inculcare intanto culturalmente nei giovani nella loro crescita, da radicare nella pubblica amministrazione e da radicare nelle imprese. Queste sono le regole che le imprese devono seguire. Le imprese ormai, da quando c'è il decreto legislativo 231 del 2001, sanno che un modello di gestione dell'impresa che sia improntato alla prevenzione dei reati è un modello premiante, perché quando il reato accade può avere quel modello un effetto esonerativo da responsabilità. Ma la stessa cultura la deve avere la pubblica amministrazione, identica, non differente. Perché la corruzione è un reato bilaterale, in cui il denaro ce lo mette il privato, ma c'è un pubblico ufficiale che tradisce il proprio compito di lealtà alla pubblica amministrazione. E questo deprime l'economia e questo soffoca le imprese buone. Allora la nostra idea fu che anche la pubblica amministrazione dovesse dotarsi di una serie di regole di prevenzione del reato e che si dovesse formare ad una nuova cultura del prevenire la corruzione prima ancora che la sanzione con la sua efficacia deterrente dovesse intervenire. Non è solo mio merito, pensammo a questa struttura insieme a Filippo Patroni Griffi, insieme ad Anna Maria Cancellieri, insieme a Raffaele Cantone, che poi ha visto coronare questo suo intervento attraverso la sua nomina a presidente dell'autorità anticorruzione. Ma l'idea era quella, ed era un'idea che fortemente coniugava diritto ed economia. La pubblica amministrazione che cresce in una cultura della trasparenza, la casa di vetro in cui voi cittadini avete diritto di entrare. Non chiedete solo di essere assistiti, siate protagonisti della legalità. Se la pubblica amministrazione deve condividere con tutti voi la trasparenza, voi non dovete più andare a pietire la copia degli atti della pubblica amministrazione. La pubblica amministrazione ha il dovere di darveli e voi avete il diritto di chiederli. E attraverso la trasparenza diventerà più difficile nascondere nelle pieghe di una burocrazia oscura la cultura dell'illegalità e la cultura della tangente. Se io vedo, posso prevenire. La semplificazione amministrativa è un'altra meta che diritto ed economia insieme devono perseguire. La burocrazia è un insieme di curve dietro ognuna delle quali c'è un'occasione di corruzione. Perché per vincere gli ostacoli burocratici io sono disposto a pagare per accelerare la mia pratica. Ma se quelle curve diventano delle linee rette, è chiaro che l'interesse a pagare per ottenere diminuisce, se non addirittura scemare del tutto. Queste sono le ricette con le quali noi abbiamo cercato di coniugare repressione e prevenzione della corruzione. Cosa manca ancora? Perché poi mi chiederete: ma il risultato di tutto questo c'è, si vede?
L'economia italiana ha migliorato, per questo sta migliorando, la corruzione sta diminuendo? Beh, la risposta è complessa, perché è chiaro che quando tu affronti una riforma strutturale, non a flash, non episodica, non emergenziale, devi intanto formare il tessuto intorno, il tessuto culturale intorno a questa riforma. Ed è chiaro che perché la riforma funzioni occorra che la pubblica amministrazione cambi la propria mentalità e non veda le regole di prevenzione della corruzione come a loro volta delle regole burocratiche, non vedano il presidio anticorruzione come una seccatura della quale non si può fare a meno, ma che bisogna inserire a tutti i costi perché la legge lo prevede. No, è la cultura della legalità che deve entrare prima, la comprensione che quelle regole servono per sviluppare la pubblica amministrazione, per renderla più moderna e per rendere l'impresa non succube della corruzione ma protagonista di legalità. E allora il cambio è anche culturale, torniamo al dialogo tra le culture, qui non è solo diritto ed economia ma è veramente cultura della legalità. E qual è la sede migliore per fare questo discorso? Proprio qui, proprio dove so che alcuni di voi vengono da Casal di Principe, comunque da province nelle quali, da comuni nei quali l'illegalità è diffusa, ma è proprio da lì che bisogna partire per dare il messaggio della legalità, proprio da chi vive spesso con sofferenza l'oppressione dell'illegalità. Il messaggio deve essere: ce la possiamo fare. Ma come ce la possiamo fare? Aiutandoci tra di noi, attraverso modelli culturali, per esempio di trasfusione di culture. I nostri studenti della LUIS, ma immagino anche i vostri di Santa Maria Capovetere, vanno in una sorta di catena di solidarietà proprio in questi luoghi nei quali il tema dell'illegalità è diffuso e diventano tutor degli studenti che vivono in queste aree di illegalità. Diventano tutor perché sono l'esempio vivente di come la legalità e il merito ti possano premiare in università nelle quali il merito ti seleziona, non il censo. Io conosco tanti dei nostri laureati che hanno vissuto di borse di studio perché i loro genitori, sacrificandosi enormemente, hanno voluto che avessero un'università nella quale il merito veniva premiato fin dall'ingresso. Bene, loro sono un esempio, un modello, non astratto ma concreto, di come ce la si può fare attraverso il merito e attraverso la legalità, e dunque vengono a darvi una mano, a tirarvi dentro il mondo della legalità, a dirvi: ce la puoi fare anche tu, anzi puoi essere anche tu un esempio di come anche nelle aree che per tradizione o per pregiudizio vengono considerate più facile preda dell'illegalità, è il modello del merito, è il modello della cultura che può vincere. Io mi fermo qui perché credo di aver esaurito i miei 40 minuti, non so più o meno l'orario incorporato da lezione, sì. Perfetto. Ci siamo ai 40 minuti, quindi diciamo che le cose da dire sono sempre tante. La passione che avrete colto dietro queste mie parole è forse significativa di quanto mi piaccia ancora, tuttora, quello che faccio e di come la passione e la cultura debbano essere messe insieme per non rimanere aride ed astratte, ma so che tanti di voi, di noi, credono in questi valori, li condividono, e quindi vi ringrazio di avermi dato questa occasione che io considero molto importante per portare un messaggio volto a promuovere la cultura, la legalità e la lotta alla corruzione in tutte le aree dell'Italia, e anche una dimostrazione all'estero che noi abbiamo la capacità di creare sistemi normativi forti, sistemi normativi che a volte ci vengono silenziosamente invidiati da altri paesi, che non ce lo diranno mai, ma che sanno che certe nostre normative sono molto efficaci e che servono a scacciare la moneta cattiva. Grazie.